Allora, Lino, ciao. Una partita discreta nel primo tempo, poi nel secondo tempo è prevalso un po' il nervosismo, è uscito più il Pontedera. Comunque confermiamo che contro le squadre che si chiudono così, in maniera compatta e ordinata, il Lecco non riesce a trovare spazi. Sì, diciamo che abbiamo già fatto un passo avanti perché queste partite di solito le avremmo perse, quindi ci portiamo a casa un punto e rimaniamo col morale alto perché veniamo da un bel botto e ci prepariamo adesso per Piacenza con la consapevolezza di andare a vincere. Cos'è mancato secondo te oggi? È mancata un po' di qualità sotto porta, poi nel secondo tempo ha prevalso un po' il nervosismo e loro di rimessa, visto che cercavamo di portare più giocatori in avanti, loro sono stati bravi in alcune circostanze a metterci in difficoltà e niente, dispiace perché potevamo vincere nel primo tempo, poi alla fine. Viste le occasioni, è un pareggio giusto. Matteo Bonaccina. Lino, mi è sembrato che quando è subentrato Seliak, che Azzi è andato sulla fascia di sinistra, dove ha fatto bene in queste ultime due partite con Come Carrarese, avete un po' cercato spesso le vie centrali, nel senso, forse negli ultimi minuti siete riusciti a mandargli al cross con un po' più di continuità, più di una volta Celia che è rientrato sul sinistro e ha crossato palloni non facili per gli attaccanti. Sì, avevamo provato in allenamento molti cross perché con Mastroianni potevamo avere la meglio. Poi il secondo tempo è uscito, quindi c'è stata un po' di confusione e niente, non siamo riusciti a creare occasioni. Nel primo tempo invece ci sono stati molti cross e per poco non abbiamo segnato. Poi sicuramente non vi ha aiutato, non ha aiutato a fare un po' in senso generale, eccellere questa partita, la direzione arbitrale che vi ha visti veramente, a mio parere, privati di tante mezze possibilità, anche in contropiede, veramente dei fischi assurdi. Era una partita maschia, ogni volta che quelli del Pontedera comunque andavano per terra. E gridavano, arriva il fischio arbitrale, cosa che per voi però non c'è stata. Sì, noi siamo una squadra molto leale perché come ha fatto Iocolano nel primo tempo su un calcio d'angolo il Pontedera non l'avrebbe mai fatto. E purtroppo in qualche occasione pecchiamo di poca malizia e l'arbitro purtroppo al primo urlo non è il primo arbitro che si fa ingannare. E purtroppo è la categoria che è un po' bassa di livello e sta nel giocatore essere leale. Purtroppo la Serie C è questa, cioè è una categoria che appunto appena scendi c'è il dilettantismo, quindi bene o male in campo ne trovi di dilettanti e purtroppo io non riesco a essere sleale in campo e Iocolano, anche lui, è stato un signore a lasciare quel calcio d'angolo, quindi noi andiamo avanti per la nostra strada che sicuramente ci porterà a cose belle. Fiorenzo Radonia. Riparati l'audio, ok? No. Eccoci, adesso sì. Buonasera Marzorati, una sola considerazione le chiedo. Il Como che voi avete asfaltato, questa è la parola giusta, per 2 volte ha 11 punti più di voi. Una sua considerazione. Non mi interessa del Como, io guardo il Lecco. Ha cominciato quest'anno alla grande, peccato per questo diciamo, pareggio e niente, andiamo a Piacenza e poi alla fine della stagione vedremo. Grazie. Federico Pozzoni, Non ho domande, grazie. domande, Davide Tagliabue, le domande, non ti sentiamo.
riparati l'audio per favore di attivarlo. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Buongiorno, buonasera Lino. Allora, come tante volte in difesa avete retto, però questa volta non siete riusciti a dare il là alle ripartenze che contraddistinguono di solito le vittorie dell'Ecco. Le vittorie partono anche dalla difesa e quest'oggi però il Pontedera non ha concesso grandi spazi anche per le ripartenze. Possiamo dare anche dei meriti agli avversari, sono stati bravi come noi a non farci mai ripartire, e quindi era difficile scardinare una squadra come il Pontedera, visto anche i loro campionati, hanno sempre messo in difficoltà tutti e purtroppo... Gioele, ti chiedo se hai un'ultima curiosità, altrimenti passiamo al mister. Ricordati anche tu che sei muto, devi attivare l'audio. Buonasera. Stasera avete battagliato con Magrassi che ha fatto 7 gol, anche in ottica playoff, qual è l'attacco, qual è l'avversaria che temete di più da difensori? Fatto sta che l'Ecco si è sempre disimpegnato bene. Ma adesso come adesso mi viene in mente una grande squadra che ci ha messo veramente in difficoltà 90 minuti, ci sono molte individualità, mi viene in mente Pulecelli, poi se giochiamo così faremo fatica a prendere gol, quindi bisogna mantenere questa diciamo forza difensiva, però servire meglio la fase offensiva, perché oggi li abbiamo serviti un po' male gli attaccanti, ecco. Buonasera mister, è stato un buon profeta, aveva detto che sarebbe stata battaglia e battaglia è stata, una battaglia giocata su un tavolo a scacchi, possiamo dire, perché ho visto probabilmente una delle migliori squadre tatticamente in campo, una delle migliori avversarie, che è il Pontedera. C'è stato un arbitraggio poi che non è piaciuto, ma proprio a livello di considerazione generale veramente assolutamente non adeguato a questo tipo di partita. Un Pontedera forse eccessivamente ostruzionista e un Lecco che si conferma problematico quando gli si chiudono gli spazi. Fiorenzo, qui non erano spazi, hanno messo il pullman in difesa, cioè i loro quinti non hanno mai spinto. Non è facile, la puoi sbloccare con un episodio, c'è quando ti va bene e c'è quando ti va male. Però ricordiamoci che all'andata, quando cercavamo di sbloccare il risultato, perdevamo le partite. Quindi abbiamo mosso la classifica, non abbiamo subito niente. È vero, in fase offensiva potevamo fare qualcosina di più, però diamo continuità dei risultati, andiamo avanti e pensiamo a Piacenza. Io non mi esalto e non... Io vedo sempre, cioè, se devo analizzare la squadra e vedere il percorso di maturità, oggi se non si poteva vincere non si doveva perdere. Sono d'accordo con lei, però una mia idea precisa, e non c'entra naturalmente con le sue valutazioni, che ancora una volta la conferma, che questa squadra ha bisogno di un terminale come Capogna, perché senza voler togliere nulla a Mastroianni, veramente oggi si è vista la differenza. E questa è la mia considerazione personale. Sì, però io dalla prossima volta, Riccardo, se non è a disposizione, lo metto in tribuna. Perché se io se fisicamente integro, Riccardo in questo momento deve essere titolare inamovibile. Ci sarà un motivo perché non lo faccio giocare. Assolutamente no, ma non era rivolto. No, lo so Fiorenzo, però sai, lo vedete in panchina, giustamente mi fate la domanda. Quindi io lo metto in panchina anche per dare la possibilità agli avversari di sapere che abbiamo delle alternative importanti in panchina. Però se non è della partita, se due volte che io non lo schiero, ci sarà un motivo. Cioè non è che fa il capocannoniere e non lo faccio giocare. Un motivo ci sarà. Matteo Bonaccina, prego. Mister, la sfiorata Fiorenzo, l'ho chiesto anche a Lino, però inevitabilmente contro una squadra che mette il pullman, e sono pienamente d'accordo con te sul Pontedera che Magrassi a parte ha tenuto tutti sotto la linea della palla, in questi casi su le tante seconde palle che ci sono state, le mischie e contromischie e i 2000 urli che abbiamo sentito in campo, non da parte vostra, io mi aspettavo
un arbitro più intelligente nella gestione di gara. Cioè, ogni tanto va bene una, due, tre volte, ma Caponi che sta un minuto a terra senza aver preso niente. Matteo, nel secondo tempo, se andiamo a vedere tempo effettivo, avremmo giocato dai 12 ai 13 minuti. Vero. Eh? È vero, assolutamente vero. Quando un arbitro spezzetta sempre il gioco, ma anche nell'ammonizione, cioè ammonire un giocatore e far passare un minuto e mezzo per scrivere, dato che ci sono i nomi sulle maglie, cioè, non è così eclatante scrivere dopo, quantomeno essere un po' più veloce. Diciamo che chi si è preso, si è portato il punto a casa è stato lui. Matteo, un'altra domanda? Sì, mi è sembrato comunque, al di là del discorso arbitrale e via dicendo, che tante volte abbiate provato, vi siate un po' incaponiti nel cercare di giocare anche le palle sporche, piuttosto di andargli addosso, cercare proprio di sfondare, se non forse alla fine, quando anche, soprattutto sulla fascia sinistra, avete cercato magari la palla più pulita da crossare, di portare a casa un calcio d'angolo, e via dicendo. Forse su questo, nella fase centrale dal secondo tempo, siete un po' mancati. Sì, hai ragione Matteo, hai perfettamente ragione. L'unica cosa che ti posso dire è che quando una squadra avversaria ti gioca 500 palloni lunghi, essere lucido nel pulire, comunque è, fai una partita più stancante sotto il profilo dell'attenzione, perché puoi prendere, poi diciamo far fallo, possono vincere un rimpallo, quindi hai perfettamente ragione. Però dico anche che quando incontri una squadra che il passaggio più corto è 70 metri, non è facile pulirli tutti e ripartire. Il Pontedera si è venuto a prendere un punto e magari sperava nell'episodio, però ricordiamoci che è una squadra che, giocando così da 5 anni con lo stesso allenatore, sempre alla stessa maniera, ma è una sua caratteristica importante, perché ha fatto sempre bene, avviene da 7 risultati utili consecutivi anche il Pontedera, quindi è una squadra che non solo a Lecco sta dando fastidio a tutti, e sapevo che, ho detto ai ragazzi, non ci faranno giocare, ma perché sarà la loro partita. Cioè, anche il giro palla del portiere loro, nel momento che noi alzavamo i due attaccanti, loro rinviavano. Cioè, quindi siamo stati bravi, perché significa che comunque nell'attenzione, nelle seconde palle, poi, ripeto, poi ci bisogna di più lucidità nella giocata, nel trovare l'immediatezza quando conquisti la seconda palla. Però sono partite che noi, acquisendo adesso un po' di maturità, abbiamo portato un punto a casa, perché altrimenti andrei a casa con 0 punti. Marcello Villani. Visto anche il nervosismo che ti poteva portare l'avversario, siamo rimasti anche lucidi e non facciamo unire per proteste, perché ci poteva essere presa anche in considerazione qualche ammonito per proteste, perché dare 3 minuti di recupero, ma non è che se ne dava 5 vincevi la partita, però 3 minuti di recupero su 10-12 minuti di partita nel secondo tempo credo che sia un po' surreale, anche perché di cambi ne sono stati fatti, quindi, però ripeto, magari aveva l'aereo prima. Marcello Villani, prego. Tutto giusto quello che dice mister, però resta il fatto che noi contro queste squadre qui non caviamo quasi mai un ragno dal buco, e poi quei calci d'angolo, 9 calci d'angolo, e sì, al 26esimo del primo tempo abbiamo rischiato di fare gol, però bisogna studiare qualcosa di diverso, no? Cioè? Non lo so. Io accetto tutti i consigli. No, non ne ho, non è il mio compito. Allora, chiedo a lei. Aspetta a me, perché comunque abbiamo incontrato il Livorno, che è venuto a fare la partita per prendersi il punto, perché era in difficoltà, abbiamo vinto, siamo andati fuori casa, abbiamo vinto col Como, queste partite, ripeto, non sono facili per nessuno. La prossima domanda? Eravate d'accordo sul 3-5-2, se non mi sbaglio? Sì, no, sono rimango d'accordo. Tutta la vita. Mi mancava Capogna, Dudu aveva il problema al polpaccio, mi ha dato la possibilità di fare mezz'ora. Cioè, giocatori che in questo momento determinano per il Lecco, mi sono venuto a mancare. Ecco, poi io poi chiedevo appunto su questi calci in angolo, visto che siamo stati pericolosi in qualche occasione nel primo tempo, e poi nel secondo tempo bisognava sicuramente calciare non verso il portiere, perché loro già avevano Magrassi che era 2 metri, e quindi sul portiere sei costretto a mettere palla morbida, perché se metti la palla tesa Magrassi le prende tutte. Avevamo provato di calciare verso il dischetto di rigore per non consentire al portiere di uscire. Lì dobbiamo migliorare, lì ti do ragione. Grazie. Federico Pozzoni. Buonasera mister.
Buonasera. Alla luce non tanto del gioco espresso, quanto più magari dei risultati delle altre squadre, in particolare di Renate e Alessandria, e anche del momento di grazia in cui comunque la squadra era, se la sente di definire questo... No, era. In questo momento, no, sì, sì. Perché comunque non abbiamo perso e comunque stiamo dando continuità. Perché altrimenti facciamo vittoria, togliamo il pareggio e mettiamo vittoria e sconfitto. E andiamo sull'umore. No, mi riferivo più considerando... Renato ha fatto 2 punti nelle ultime, non mi ricordo quante partite. Si parlava di quella che doveva uccidere il campionato. Quindi ognuno ha una fase. Noi stiamo dando continuità di risultati e subiamo meno. Che questo è il lato positivo. Comunque, dato che di 0-0, questo volevo chiedere, ce ne sono stati diversi in questa stagione, Alessandria, Albino Leffe, è forse il 0-0 che vi lascia un boccone amaro più degli altri che ci sono stati precedentemente? No, il boccone amaro ce lo lascia con l'Albino Leffe e con Alessandria, oggi no. Oggi no, perché sapevamo che incontravamo la squadra che il gioco sporco e non fa giocare l'avversario è la più forte squadra del girone A. La più forte squadra. E con la gara resa all'andata, dove abbiamo fatto 10 palle gol, e lì ti do ragione, lì sì. Ma oggi era una partita da stare attenti, perché se tu vai in svantaggio contro il Pontedera, la partita la perdi. A posto, Federico? Sì, grazie, Tony. Davide Tagliabue, prego. Scusa, ti ho interrotto, ma è perché sennò diamo sempre modo di parlare delle vittorie e mai della continuità del risultato. No, ma io mi riferivo fino alle 17:30, poi comunque se lei considera questo pareggio positivo, ognuno ha la sua opinione. Grazie. Niente, grazie a te. Davide Tagliabue, prego. Sì, buonasera mister, mi sente? Buonasera. Sì, Davide. Ecco, no, l'impressione è che quando arriva una squadra contro il Lecco che... diciamo arriva non per vincere ma per pareggiare, riesce a trovare il punto, mentre quando incontrate una squadra più forte o comunque dello stesso livello, il Lecco lì esce fuori veramente tanto. Certo, è una domanda che si accoda a quelle degli altri, però il Pontedera che magari arriva a Riga Monticeppi con l'idea magari di guadagnare un punto riesce a uscire con quel punto. La domanda qual è, Davide? No, come invertire questa tendenza? Ma dobbiamo pensare solamente a noi, te l'ho detto. Facevamo degli errori prima, dove nel voler esasperare delle giocate perdevi la partita perché sbagliavi il passaggio e loro ripartivano e ti castigavano. Ci sono partite, ripeto, che vengono sbloccate, poi se sei brava a sbloccarla magari finisce 3-0, se non sei brava a sbloccarla devi essere intelligente e maturo nell'accettare il pareggio, nel senso che comunque muove la classifica, ripeto. Poi, ripeto, quando ti manca anche l'attaccante principale che sta bene, che comunque ha l'umore alto, che è bravo a far salire la squadra, che comunque si crea sempre l'occasione, che ti fa giocare bene, è normale. Ti manca Dudu, che comunque veniva da, e anche oggi è entrato abbastanza bene, che ha creato un po' di scompiglio, quindi i 2-3 elementi mi mancavano, che sono quei giocatori, se andiamo a vedere, che hanno realizzato più gol, sia Dudu che Riccardo. Quindi in fase realizzativa sapevamo di limitarci in qualche cosa, ma l'importante, ripeto, era avere l'atteggiamento giusto e migliorare quella che poteva essere un po' di malizia nel cercare di leggere la partita e capire di non andare all'arrembaggio perché rischi di perderla. Buonasera direttore, con lei più che parlare di questioni strettamente tecniche parliamo in modo garbato sicuramente di un arbitraggio che francamente ci ha lasciato un po' perplesso. Fine partita l'abbiamo vista correre, io mi sono un po' preoccupata, correre verso l'arbitro, poi si è fermato a 3 metri, per fortuna non è successo niente. Come l'ha vista? No, vabbè, ho visto un arbitraggio molto lento, che ha avvantaggiato indubbiamente il Pontedera, ma proprio lento nel prendere decisioni, lento nello sviluppare il gioco, però credo che ha avvantaggiato l'idea di calcio che aveva oggi il Pontedera, che era quella di venire qui, fare le barricate e gli è andato. Però purtroppo a me è dispiaciuto anche i 3 minuti di recupero, perché uno dice che non contano, secondo me invece... dare 5 minuti o 6 minuti del minimo, a parte che poi quando si è caduto a terra Barba doveva far partire il recupero di lì e invece non l'ha fatto partire, ha dato solo 30 secondi in più, secondo me ha sbagliato, io gliel'ho detto in faccia, perché poi ho visto i giocatori del Pontedera e mi hanno attaccato, ma io onestamente non ho paura di nessuno, quindi non è che le cose che devo dire le dico, le ho detto in faccia all'arbitro, è finita lì.
Perfetto, ecco, una partita rognosa, non so altro modo come definirla, insomma, di quelle che si possono vincere ma anche perdere. Lo sapevamo, però io vedo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo fatto un punto in più rispetto all'andata, siamo a 12 punti, non perdiamo da 8 partite, dopo due vittorie importanti ci sta un pareggio infrasettimanale, ora i ragazzi e tutti noi dobbiamo caricarci per la trasferta di Piacenza, che è sicuramente una trasferta che possiamo far nostra. Bisogna avere calma e serenità, il campionato che dovevamo fare lo stiamo facendo, io non vedo problemi. E giocavamo contro una squadra che aveva fatto 11 punti nel girone di ritorno, come noi, e come la Provercelli, che eravamo le tre squadre prima di questo turno ad aver fatto più punti, quindi vuol dire che giocavamo contro una squadra in forma. Quelli che pensavano oggi che dovevamo vincere 2-3-0 vuol dire che non capiscono niente di calcio. Matteo Bonaccina, prego. Direttore, oggi avete provato anche qualcosa di nuovo comunque in campo? Avete ridato spazio Mastro... Dico avete, perché comunque... Dico... No, avete, io e il mister viaggiamo. Esatto. Per il mister lo faccio anch'io. Cioè, esatto, in questo senso. Tutte le cose che fa il mister, perché secondo me stiamo facendo un percorso importante da un anno e mezzo a questa parte all'Ecco, quindi è giusto parlare di avete. Avete dato spazio a Mastroianni, Azzi ha cambiato fascia, ha rigiocato Nannini, Lora ha fatto bene, secondo me probabilmente il migliore per interpretazione di tutte le palle sporche e anche in fase di ripulitore, chiamiamola così, anche in difesa bene. Insomma, la profondità di rosa a me oggi ha soddisfatto in questo senso, perché comunque chi è subentrato, ma qualcuno non giocava anche da tanto, come esattamente Nannini o Mastroianni, dal primo minuto ha fatto il suo comunque. Io penso che i ragazzi sono impegnati tutti, poi è normale che non abbiamo avuto secondo me la solita intensità, perché un po' era dovuta alla, anche a come giocava il Pontedera, che comunque non ti dava la possibilità di andarli a prendere, non facevano mai un giro palla, quindi chiaramente rilanciavano la palla dietro. E noi siamo stati, secondo me, molto bravi a intercettare molte seconde palle, soprattutto con i tre difensori che hanno vinto tutti i duelli, cosa che invece all'andata non è successo, perché se ci ricordiamo la partita dell'andata come abbiamo sofferto il Pontedera. Invece sono stati bravi, ci sta pure che è stata una partita bloccata. Io penso che la rosa è lunga, la rosa è una rosa ben costruita, secondo me è normale che il mister fa bene a dare spazio, è anche fisiologico, perché poi giochi domenica, mercoledì, domenica e ci sta. Io onestamente sono un po' arrabbiato più che altro per la gara di Carrara, che dovevamo anticiparla al sabato. La Carrese non ci ha dato questo anticipo, infatti l'ho detto subito al direttore sportivo della Carrarese. Secondo me questo ha anche influito sulla gara, perché il campo di Carrara era un campo in sintetico molto pesante. Il Pontedera ha avuto un giorno in più di recupero rispetto a noi, secondo me anche queste piccole cose influenzano. Io a fine gara al direttore della Carrese l'ho detto in faccia, ho detto: non ci avete accordato l'anticipo di un giorno, secondo me queste sono altre piccole cose che per me influenzano. Dopodiché Piacenza oggi ha fatto un rimontone, e sicuramente troverete una squadra molto agguerrita, 3 gol in un quarto d'ora, danno idea di una squadra che tra l'altro ha speso anche veramente tanto a gennaio, magari a differenza vostra che siete andati quantomeno in pari. No, siamo andati a risparmio a gennaio, però andiamo avanti. Meglio, tanto meglio per la società. Di conseguenza trovate una squadra molto agguerrita, avrete anche magari un po' il dente avvelenato per come era andata all'andata. No, sicuramente, dobbiamo avere la voglia di dare a loro lo schiaffo che ci hanno dato l'andata, sicuramente, che è stata l'unica sconfitta in casa, ed è una sconfitta che ancora fa male, perché secondo me è stata l'unica partita veramente sbagliata da questo Lecco in questa stagione. Per il resto abbiamo perso altre partite, ma mai in quella maniera, quindi abbiamo sicuramente questa voglia, questa cattiveria. Ora è chiaro che bisogna fare quadrato, perché non bisogna vedere questo pareggio come un grave problema, anche perché abbiamo un punto in più rispetto all'andata, e alla lunga questi punti in più rispetto all'andata vedrete che ci porteranno in una buona posizione di classifica. E l'ho detto dopo la Giana, quando abbiamo fatto il terzo pareggio di fila, che quel pareggio alla prima vittoria si sarebbe saltato, e questo accadrà lo stesso con questo pareggio. Marcello Villani, prego. Direttore, non è una questione di oggi o del campionato, il punto comunque fa sempre comodo.
Però è un dato di fatto che non riusciamo a cambiare, quello di giocare contro squadre che si chiudono in questo modo e non trovare praticamente soluzioni. A meno che non ci sia l'individualità di turno, Iocolano, Manni, eccetera, che risolve la partita. Questo non ti preoccupa a lungo andare e al di là della partita di oggi, o sì? No, no, perché alla fine abbiamo vinto anche partite con Livorno, anche con squadre non bloccate da Pistoiese in casa, abbiamo vinto anche con questo tipo di partite. Ma il Pontedera non è una squadra piccola, eh. È ottava in classifica e ogni anno fa grandi campionati. Quindi l'anno scorso ha finito, se non ricordo male, o quarto o quinto. Ogni anno fa grandi campionati. Cioè, pensare di giocare col Pontedera, forse siamo noi quelli che siamo appena entrati in C. E il Pontedera sono 10 anni che fa la C e li fa a buoni livelli con un progetto solido. Quindi non abbiamo giocato mica contro una squadretta. Cioè, quella è la differenza, Marcello. È l'umiltà con la quale si approccia le partite. Cioè, io il Pontedera, l'avevo detto da stamattina, la temevo perché è una squadra ostica. È veramente una squadra che, lo sappiamo, è la squadra che in C è una delle squadre più rognose in assoluto. Cioè, pensare di giocare col Pontedera come se giocassimo con una squadra di morti è veramente un grandissimo errore. Cioè, secondo me si sta sbagliando. È una squadra che ha il suo metodo in un 3-5-2 fatto bene, quadrati, non ti concedono nulla, però sono una realtà importante di questo campionato. Il Pontedera. Cioè, pensare di giocare col Pontedera e vincere facile è un grosso errore. Cioè, secondo me ci siamo fatti una falsa rappresentazione della realtà. L'avevo detto, no, ma nessuno l'ha pensato questo, però. Una partita difficile, una partita che se non la sblocchi, più passano i minuti e più diventa difficile sbloccarla. Bene. A posto, Marcello? Grazie. Federico Pozzoni, prego. Sì, una domanda veloce. Buonasera, direttore. Come giudica, alla luce di queste prime partite, l'impatto del mercato di gennaio, perché comunque anche Foglia e Azzi oggi, a mio avviso, sono stati positivi? Ma io onestamente devo fare i complimenti più che a quelli che sono arrivati a gennaio, a quelli che già c'erano, perché quelli che già c'erano hanno dato la possibilità di inserirsi subito e nuovi, quindi vanno i complimenti, secondo me, ai giocatori che lavorano con noi da agosto. Perché i nuovi sono buoni giocatori, lo sapevamo, però il fatto che stiano facendo bene è favorito anche dai vecchi. Lo sapevamo che prendevamo dei buoni calciatori, però l'inserimento veloce è dato al fatto che c'è uno zoccolo duro di ragazzi seri, ragazzi che non mollano mai, grandi lavoratori che secondo me, quali posso solo che ringraziarli.